Calcio di punizione per il Torino, prima azione M di cronaca al quarto minuto. Attenzione alla pressione del Ferrante, posizione regolare, Ferrante, c'è fuoco da solo in mezzo, Ferrante, rete! Torino in vantaggio, Ferrante dopo 3 minuti e 50 secondi, Torino in vantaggio con Marco Ferrante, azione sul filo dell'offside, Ferrante si è involato verso l'area di rigore, c'era Juoc in mezzo, Ferrante ha preferito angolare, ecco qua, partono in tandem i due, in bianchino un po' in ritardo, Ferrante si porta avanti il pallone e poi di piatto destro sull'uscita di Dei a battere il portiere della Pistoiese, quindi dopo 4 minuti del primo tempo è Marco Ferrante a sbloccare il risultato qui a Pistoia, Torino 1, Pistoiese 0. Anticipato Mora, arriva per primo Aglietti, quindi Bellotto, attenzione, in mezzo c'è Baiano, Bellotto spedisce in mezzo per Baiano, colpo di testa, rete! Ciuccio Baiano, e che gol! Un vecchio goleador di Serie A e Serie B, Francesco Baiano, il gol del pareggio per la Pistoiese al 33esimo di questo secondo tempo, è proprio Baiano, era entrato in campo qualche minuto fa, 4 minuti fa, vedete il cross bellissimo di Bellotto, il colpo di testa di Baiano, nulla da fare per Bucci ed è 1-1 e Baiano così ringrazia il pubblico di Pistoia, uno stupendo gol per Ciccio Baiano che porta così il suo bottino personale in questa categoria, 44 gol, il primo gol con la maglia della Pistoiese ed è parità qui a Pistoia. Il gol di Ciccio Baiano che Pillon aveva mandato in campo 4 minuti fa.